Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Parlare di questo. Per esempio, Amadeus ha preso una posizione sulle foibe che sarebbe molto discutibile. Cioè, io potrei dire tantissime cose sul modo con cui... È stato molto criticato dalla Russa, dalla seconda carica dello Stato. Ma è criticato anche da me, cioè perché è una posizione assolutamente fuori dalla storia. Quindi scontenta un po' tutti, non accontenta nessuno, prende una posizione, diciamo, che vorrebbe cioè, essere doveva dire che il maresciallo Tito era comunista? Quando no. Ci sono state le foibe, cioè, bisogna spiegare che cosa è successo prima, certo. Che cosa è successo dopo, quando sono arrivati i partigiani. Sicuramente sono state delle stragi che in nessun modo possono essere giustificate e che vanno ricordate. Però nel momento in cui vanno ricordate, vanno anche spiegate. Cioè tu devi dire pure quello che è successo prima. Allora, questo lo cito solo per dire, va bene, abbiamo preso questa cosa di Amadeus che ha parlato così delle foibe. Poi qualcuno come me lo criticherà sui giornali, dirà, però lui liberamente ha detto quello che poteva dire. Come mai su questo non c'è la possibilità di replicare? Poi se Gali che si inserisce con un graffio dentro un'informazione uniforme che trascura di parlare del... No, deve prima premettere che c'è stato il 7 ottobre. Io personalmente trovo il 7 ottobre una cosa ingiustificabile, un orrore che in nessun modo si può giustificare e penso peraltro che sia l'adozione di questi metodi terroristici assolutamente contrario agli interessi dei palestinesi. Quindi quello che penso io è questo, il terrorismo è una delle ragioni per cui è stata emarginata la componente più disposta a dialogare con i palestinesi in Israele. Proprio le azioni terroristiche hanno provocato questo. Però detto questo, se poi Gali parla della Palestina, non è che l'amministratore delegato della RAI si deve precipitare a fare un comunicato, lo farà il giorno dopo. E poi affidarlo a chi? Alla conduttrice di un programma di spettacolo? Che non sa... Poi peraltro sappiamo quando si lavora, diciamo, la tensione che c'è sul lavoro. Devi avere una capacità di far fronte a queste robe qua. Io ho avuto le telefonate di Masi, lo mandai a quel paese quando in diretta, va bene. Quando era amministratore delegato della RAI. Però intanto mi aveva telefonato, non mi aveva mandato un comunicato da leggere. Io al limite avrei detto, oh, è un comunicato tuo, fallo leggere a un annunciatore, io... lo metto in onda e buonanotte, quindi prenditi tu la responsabilità, ma sarei stato più furbo, perché sono più furbo su questo genere di cose, più abituato. Poi qualcuno dice, ma una persona che ha quell'età, eccetera, eccetera, potrebbe avere... Allora, qui bisogna intenderci, perché chi fa questo lavoro ama farlo, c'è poco da fare. Poi io penso che la RAI si rinnovi poco, dia poco spazio ai giovani, bisognerebbe... dare molto più spazio ai giovani e purtroppo i programmi, siccome sono scarsi quelli che dirigono le reti e i vari settori che producono i programmi, sono in mano agli appaltatori dei programmi, sono in mano ai produttori esterni, sono in mano a quelli che dominano. Michele Santoro, a proposito di giovani.